Secondo i dati diffusi dalle Nazioni Unite, i profughi dell'Ucraina sarebbero già più di 800.000. 100.000 almeno sono entrati nella vicina Romania. Alcune migliaia sono arrivati in Italia, dove però se ne attendono ancora molti altri nei prossimi giorni, soprattutto se il conflitto dovesse continuare. Il problema toccherà da vicino il mondo della scuola, anche perché fra i profughi ci sono e ci saranno tanti ragazzi, ragazze, bambini e bambine ai quali dovrà essere in qualche modo garantito il diritto all'istruzione. Lo ha detto anche il sottosegretario Rossano Sasso, sottolineando il fatto che il mondo della scuola non potrà restare a guardare. I minori in arrivo dall'Ucraina hanno il diritto di essere accolti e, nei limiti di una situazione per loro drammatica, a condurre nel nostro paese una esistenza il più possibile normale e serena. Così ha detto Sasso, che ha anche aggiunto: siamo già al lavoro per assicurare loro il diritto allo studio, la frequenza scolastica e la piena partecipazione alla vita della comunità. Nella mattinata di mercoledì il ministro Patrizio Bianchi, nel corso di una diretta organizzata dalla nostra testata, è stato molto chiaro su questo punto. Sentiamo le sue parole. Nei prossimi giorni probabilmente arriveranno tante ragazze e ragazze, tante bambine e bambine che si sono trovate in una condizione disumana di dover lasciare le proprie case, la propria scuola, i propri amici per ritrovare una situazione in cui poter esercitare un diritto all'istruzione. La scuola sarà in prima fila in questo. Noi ci stiamo organizzando, domanderemo a tutte le scuole di essere non soltanto accoglienti, ma anche portatori di solidarietà e di pace. E diventa fondamentale che in questi giorni tutti ragionino su questo. Ecco, organizzare l'accoglienza dei minori ucraini nelle scuole sarà certamente un impegno importante per tutti gli operatori scolastici, dai dirigenti ai docenti fino ai collaboratori scolastici. In particolare sarà necessario che le scuole si raccordino con gli enti locali, che probabilmente dovranno intervenire per offrire i primi aiuti alle famiglie provenienti dalle zone del conflitto. Ma l'arrivo nelle nostre scuole di alunne e alunni ucraini potrebbe comunque rappresentare una occasione importante per mettere davvero in pratica quei principi di solidarietà e accoglienza ai quali da sempre il nostro sistema scolastico si ispira. Ovviamente su tutto questo noi continueremo a tenervi informati, quindi mandateci le vostre testimonianze, le vostre lettere, le vostre osservazioni, noi ne daremo conto come di consueto. No. Su tutto questo ovviamente noi continueremo a tenervi informati, quindi seguiteci su questo canale ma anche sul nostro portale www.tecnicadellascuola.it, mandateci le vostre lettere, le vostre testimonianze, noi ne daremo conto come di consueto.